Turismo sostenibile a Firenze si può. Nuove professioni Energy Manager 23. Contenitori digitali Ecolab aprilo. Decoro urbano torna Che Prato. I Love Firenze aggiunge un altro tassello alla campagna di Alia Servizi Ambientali per promuovere la raccolta differenziata nel capoluogo toscano. L'accordo, siglato tra Comune di Firenze, Alia, Airbnb e Booking.com, per educare i turisti al corretto smaltimento dei rifiuti. L'impatto su Firenze è infatti notevole, sono circa 25 milioni le presenze turistiche registrate annualmente. È il progetto Sustainable Waste Management, il primo di questo genere, per la corretta gestione dei rifiuti delle strutture extra alberghiere, appartamenti e case vacanza. È una tappa importante. Per avere una città più pulita abbiamo deciso di rivolgersi non soltanto a chi arriva, ma anche a chi gestisce le case. Un vero e proprio vademecum di comunicazione con vari strumenti, webinar, l'app aprilo, materiale cartaceo, video tutorial, piattaforme dedicate Alia. Le informazioni riguardano il sistema di raccolta che esiste a Firenze. Alia già da tempo insomma, è impegnata con i propri canali di informazione, insomma, da quando è partito il progetto di Firenze Città Circolare, a cercare di essere il più presente possibile nelle attività dei turisti durante il loro soggiorno. Naturalmente avere il coinvolgimento diretto delle strutture che ospitano i turisti è un enorme vantaggio. Un impegno che coinvolge direttamente chi da sempre lavora con gli host. Nello specifico approfitteremo del rapporto privilegiato che abbiamo con i nostri partner per creare un servizio di messaggistica automatica che consenta ai nostri partner di inviare al viaggiatore sia al momento della prenotazione che a ridosso del check-in un messaggio in cui vengono appunto condivise tutte le buone pratiche che Alia ha saputo mettere in piedi e nel momento in cui poi arriveranno in struttura potranno anche essere condivise in maniera cartacea da parte del partner. E che chiama in causa anche i gestori di case e appartamenti. I nostri host sono impegnati sul tema della sostenibilità, hanno anche creato un'associazione che si chiama Love Sustainability che proprio mira ad educare i proprietari di casa e i viaggiatori ad atteggiamenti sostenibili, al riciclo e alla raccolta differenziata. Un percorso formativo di eccellenza post-diploma di 1800 ore organizzato in 4 trimestri per creare nuove figure professionali in grado di accompagnare le città verso le sfide della transizione energetica. Si chiama Energy Manager 23, il biennio ad alta specializzazione tecnica e tecnologica rivolto agli under 35 per il triennio 2023-2025 della Fondazione ITS Energia Ambiente in collaborazione con Alia, Multiutility Toscana, azienda partner dell'Istituto sostenitrice del progetto ed il gruppo Sintel. Mobilità elettrica, building information, modeling e modellazione, domotica, alcuni temi del corso che avrà sede a Firenze. Parte aprilo. A Firenze arriva l'app di Alia Servizi Ambientali che sblocca l'apertura dei contenitori digitali. Nel pieno della trasformazione nel capoluogo toscano del sistema di raccolta, mentre continuano l'installazione dei contenitori digitali e i contatti con gli utenti, Alia rilascia in versione pilota l'applicazione che consentirà a residenti, turisti e a chi vive la città di aprire i contenitori e conferire i rifiuti. È un processo che apparentemente è molto semplice dall'essere descritto, è stato complesso dall'essere realizzato. È un po' come se chiedessimo a una concessionaria di poter aprire la propria automobile attraverso il telefono. Abbiamo lavorato sull'elettronica dei cassonetti, che in parte di produzione Alia, in parte di altri produttori. Siamo arrivati a questo risultato, che tra l'altro non ci risulta essere disponibile in altra parte d'Italia o altra parte del mondo. L'app, disponibile per gli smartphone su Google Play e App Store, prevede due diversi tipi di profilo, uno per i residenti e uno per i turisti, da attivare dopo aver inserito le credenziali richieste. È un'innovazione che vuol realizzare meglio quella customer experience, che nel corso del tempo consentirà di fornire informazioni, dare facilitazioni e semplificare la vita. Basta un click per registrarsi e associare, se residente, la chiavetta digitale e i pass al proprio profilo utente. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, scansionando l'apposito simbolo sul contenitore, il cassonetto si sblocca. Aprilo è scaricabile in doppia lingua, in italiano e inglese. Nel frattempo 600 nuovi contenitori digitali per un totale di 118 postazioni arrivano a Novoli. Sono 5.500 i contenitori digitali fin qui posizionati per circa 4.500 chiavette elettroniche attivate.
È ripartito dopo una piccola pausa estiva Che Prato, il progetto ideato e promosso dal Comune della Città Tessile e da Alia Servizi Ambientali per promuovere il decoro urbano, contrastare gli abbandoni di rifiuti e migliorare la qualità della raccolta differenziata. Tornata in centro storico, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione a settembre ha accompagnato i concerti che sono andati in scena in Piazza Duomo e le iniziative che hanno fatto da contorno alle sfide della Pallagrossa in Piazza del Mercato Nuovo. La cargo bike elettrica e gli animatori di Che Prato, più raccolta differenziata, più decoro, hanno cercato di stimolare, coinvolgere e sensibilizzare le migliaia di persone che si sono riversate nel centro città, illustrando le corrette modalità con cui effettuare la raccolta differenziata, con particolari raccomandazioni a non abbandonare a terra lattine, bottiglie e bicchieri di plastica. Ad ottobre, Che Prato porterà le sue azioni di comunicazione e sensibilizzazione in circa 100 condomini con criticità, mentre a seguire il progetto arriverà poi nella zona del macrolotto 0.